Quanto è importante il fatto che per la prima volta la conferenza si svolga dopo più di 30 edizioni proprio in Italia ed in particolare a Torino? Questo è sicuramente molto importante, soprattutto poi perché testimonia l'importanza acquisita dalla nostra realtà, che è quella dell'Associazione Italiana degli Studenti di Fisica, che è stata fondata 3 anni fa, proprio mentre un nucleo di noi era a questa conferenza ad Heidelberg in Germania. 15 di noi hanno fondato questa associazione, che è l'Associazione Italiana degli Studenti di Fisica, che in poco più di 3 anni è arrivata ad avere più di 1000 iscritti e soprattutto in solo un anno è riuscita a candidarsi per ospitare questa conferenza, che prima di oggi non era mai stata ospitata in Italia proprio perché mancava questo tipo di realtà. E tutto ciò significa che la nostra associazione ha dato modo di esprimere un potenziale, che è il potenziale dei giovani fisici italiani, che prima era rimasto inespresso per l'assenza di una realtà come la nostra. Quindi credo che questa conferenza sia per noi un importante traguardo e la testimonianza che i giovani fisici italiani ci sono e contribuiranno fortemente nello sviluppo della fisica a livello mondiale. Very old.